Consiglio straordinario sul lavoro. Rendiconto dell'Assemblea. Commissione speciale per la legalità. Nella mattina del 26 maggio si è svolto a Palazzo Lascaris un consiglio regionale straordinario sulle politiche del lavoro, richiesto dai gruppi di opposizione. Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato il rendiconto 2014 del Consiglio e l'istituzione di una commissione speciale per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi. Il Consiglio regionale ha infine designato il nuovo difensore civico della Regione Piemonte, un componente del Consiglio di amministrazione e un revisore dei conti della Fondazione 20 marzo. In copertina! Più di 5.000 ragazzi hanno utilizzato Garanzia Giovani Piemonte. Circa 3.500 sono stati assunti o stanno facendo un tirocinio. Altri 2.400 sono stati avviati a percorsi di formazione e 274 inseriti nel Servizio Civile Nazionale. Sono alcuni dei dati presentati dall'assessore competente e dibattuti dall'Assemblea durante il Consiglio regionale straordinario sulle politiche del lavoro richiesto dai gruppi di minoranza. Il 26 maggio è stato approvato a larga maggioranza il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 del Consiglio regionale, che diventerà poi parte integrante del rendiconto generale della Regione. 20 milioni di euro in risparmi conseguiti grazie alla riduzione delle indennità dei consiglieri, dei vitalizi e delle spese per i gruppi consiliari. Diminuite anche le spese per le locazioni, per l'acquisto di beni, servizi e manutenzioni e per le retribuzioni del personale. L'Assemblea legislativa ha deliberato all'unanimità il 26 maggio l'istituzione di una commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi. La commissione avrà tre compiti: il monitoraggio e la vigilanza dei fenomeni corruttivi e di infiltrazioni mafiose, interventi per il contrasto del fenomeno criminoso e la promozione della cultura della legalità.